Prelive. Centro Revisioni Florio Calandra. Ciao e bentrovati all'appuntamento di Phil Rush TV con le notizie più chiacchierate, curiose e condivise sui social, le scoop, in onda ogni martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 17. Qui commenteremo insieme notizie di cronaca, cinema, cultura, arte, gossip e tutto ciò che fa scoop. La prima notizia di oggi non può che non avere il posto d'onore, anche perché parliamo di una reunion che molti si aspettavano, anzi non si aspettavano ma che speravano. Parliamo del cast di Friends. È stato pubblicato infatti dal cast sui profili social il video promo della reunion dopo la fine della serie nel 2004. La sitcom statunitense creata da David Crane e Martha Kaufman è considerata la madre di tutte le sitcom e ha conquistato il mondo con le sue 10 stagioni, dal 1994 al 2004. Chandler, Monica, Rachel, Ross, Joy e Phoebe torneranno per The One Where They Get Back Together il 27 maggio sulla piattaforma HBO Max. Insomma, vedremo finalmente di nuovo sotto lo stesso tetto e di nuovo tutti insieme i 6 attori. Ma freniamo un po' gli animi, perché non sarà un ritorno stile Will & Grace. È una nuova stagione, ma solo una reunion del cast, come quelli di Willy, il principe di Bel-Air. Quindi gli attori, nei loro panni, si ritroveranno insieme rievocando i bei tempi andati, con qualche sorpresa, tanti ritorni, filmati di repertorio, qualche segreto e tanta nostalgia. Beh, sicuramente un appuntamento imperdibile, come una rimpatriata del liceo. Passiamo a un'altra notizia e parliamo anche... Parlando sempre di serie TV, ma torniamo nel territorio italiano, parliamo di Doc nelle tue mani, che ritorna sugli schermi. Infatti Andrea Fanti alias Luca Argentero, nella seconda stagione della fiction Rai Doc nelle tue mani, dopo aver postato le foto dei primi copioni che ci hanno svelato i primi 2 episodi della nuova stagione, Argentero pubblica sui social i primi scatti del set, dando così la possibilità ai fan di dare una sbirciatina dietro le quinte del Policlinico Ambrosiano di Milano. Insieme a Luca Argentero per la seconda stagione sono tornati anche Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino, Simona Tabasco e Silvia Mazzieri, tutti i medici dell'incredibile ospedale dove si racconta la storia ispirata alla vita del dottor Pierdante Piccioni, primario di Pavia che ha perso, come il protagonista della serie, 12 anni di memoria a seguito di un incidente. Entrano nella seconda stagione sia il Covid, già protagonista di molte serie americane di questo 2020-21 e che aveva investito in pieno, ritardandole le riprese della prima stagione di Doc, che anche new entry del cast, la sicilianissima Giusy Buscemi, ex Miss Italia e volto noto delle fiction Rai come A un passo dal cielo, Il paradiso delle signore. Non sappiamo ovviamente ancora la data della messa in onda, che sarà probabilmente ormai da programmare tra il prossimo autunno o la prossima primavera, ma non vediamo l'ora di vedere il medical drama preferito da tutti gli italiani. Passiamo a un'altra notizia, parliamo restando sempre nel tema della TV, ultima novità di intrattenimento da parte di Sky, che sarebbe, secondo dei rumors, dopo il no di Ludovica Comello, già padrona di Italia's Got Talent, il nome successivo dell'erede di Alessandro Cattelan sarebbe a quanto pare Ludovico Tersigni, classe 95. A darne notizia è stato il sito di Dagospia, che avrebbe indicato come successore di Cattelan alla conduzione del più famoso talent il nipote di Zoro, alias Diego Bianchi, di Propaganda Live sulla 7. Per chi non lo conoscesse, Ludovico è un volto nuovo di cult di serie teen, Scam Italia e Summertime. Al momento né Sky né Tersigni smentiscono o confermano la notizia, ma è certo che il ragazzo ha sostenuto un provino e che questo sia andato molto bene. È anche certo che le ricerche per il nuovo conduttore siano terminate, quindi Ludovico Tersigni tornerà intanto con la seconda stagione di Summertime il 3 giugno su Netflix.
Ultima notizia, ma non per importanza, parliamo di Ariana Grande, che a quanto pare si sposa. E Ariana Grande, a sorpresa, ha annunciato di essersi sposata con il fidanzato, agente immobiliare di lusso, Dalton Gomez, nella sua casa di Los Angeles domenica scorsa. Ma i media hanno riportato la notizia pochi giorni dopo. La cerimonia è stata molto intima, con meno di 20 persone, secondo quanto ha detto un rappresentante della cantante alla rivista People. Ariana Grande aveva annunciato il suo fidanzamento con Gomez in un post su Instagram a dicembre, pubblicando la foto della coppia e del suo anello di diamanti e perle, con la caption "per sempre e poi ancora". Insomma, tantissimi auguri alla giovane coppia. Questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento alla prossima, ciao!